Questa mattina ho voluto essere presente anche oggi perché credo che siano le parti più belle per un amministratore, la generosità di chi ha donato, diciamo, e fatto in modo che avessimo questi pulmini, questi mezzi per trasportare così i pazienti, e oggi perché è una giornata straordinaria. Perché io credo abbiamo qua la vicepresidente nazionale, Gualtiero Nicolini, che ha organizzato questo evento, e poi degli illustri studiosi, ricercatori. Voi pensate, i ricercatori normalmente vanno fuori dall'Italia, perché qui cioè, si trovano ad essere soli spesso, oppure... a volte le scoperte sono scomode per qualche altro, e quindi c'è situazioni un po', cioè, che secondo me dovrebbero essere corrette, dovrebbe esserci proprio una sinergia nella ricerca anche, perché credo che dove arriva uno può aiutare l'altro. E quindi volevo salutare il professor Zamboni, che avevo già avuto modo di conoscere a Ferrara qualche anno fa e che rivedo con grande piacere. E sono molto contento di questa evoluzione che c'è nella ricerca, che sta prendendo la strada, sta studiando il problema e sta affrontandolo, diciamo, con umiltà in punta di piedi, ma con una ricerca di buon senso basata su cosa vediamo, quali sono le caratteristiche che hanno coloro che hanno determinate problematiche, perché quando conosci le determinate caratteristiche puoi anche individuare come intervenire, non puoi intervenire senza aver studiato il problema, quindi lo studio del problema. Volevo salutare anche il professor Salvi, abbiamo l'Emilia qua oggi, gli emiliani che ci stanno vicini, e la dottoressa Pagani, perché dottor Pagani, ecco, io direi che oggi è un giorno importante perché per affrontare un tema, diciamo, che è delicato, è un tema che riguarda soprattutto le fasce giovani, una malattia che non si sa bene, non si sapeva bene da dove arrivava, come affrontarla, eccetera. Quindi direi oggi abbiamo l'opportunità, ed è per quello che il Comune di Cremona ha patrocinato diciamo questo convegno di oggi, e sono lieto veramente di ospitarlo in questa sala consigliare, diciamo che è la sala così che rappresenta la nostra città, dove i consigli comunali si riuniscono e dove gli eventi più importanti si svolgono. E quindi direi che un momento questo importante, bello per le persone, i relatori che abbiamo qua con noi, e per tutti voi che siete, con felicità devo dire, numerosi. Qui sarete in 130-140 persone, perché facendo un calcolo così a occhio direi ci avviciniamo ai 150 alle 2:30 del pomeriggio in una giornata brutta, quindi vuol dire che c'è un grande interesse a questo tema. E adesso non voglio rubare altro tempo, ma volevo esprimervi la mia soddisfazione nel poter starò un pochettino con voi, dopo non riesco a stare tutto il pomeriggio, però voglio essere qua con voi ad ascoltare chi si dedica appunto alla ricerca di una malattia così complessa. Però credo che siamo arrivati a un punto dove un po' di luce la stiamo vedendo. Buona relazione e buon ascolto.